Ragazzi, siamo qui, siamo tornati sempre qui con le pagelle e con il blocchetto dell'orrore. Che stasera però, cioè oggi in realtà, perché ancora non è sera, visto che sarà pomeriggio, primo pomeriggio, abbiamo, diciamo, uscirà il video appunto il primo pomeriggio, abbiamo alleggerito. Perché sto taccuino che di solito rega i votacci che io do di solito ai ragazzi quando giocano male, oggi veramente io non ho potuto dare un voto negativo. Perché oggi si sono comportati tutti in maniera proprio... cioè, raga, allesciantese, dice il paese mio, cioè in maniera veramente straordinaria. Allora, andiamo subito a vedere questi voti. A Szczęsny ho dovuto dare il 6 politico, perché Szczęsny ieri si è vista la partita come me la sono vista io. Gli mancava solo la sdraio con la birretta e stava a meraviglia, perché non mi ricordo mai il Bayer Leverkusen che ha impensierito veramente Szczęsny. Non ricordo mai un'iniziativa dei tedeschi veramente pericolosa e quindi ho deciso di dargli 6 politico. Andiamo alla difesa. Schieravamo Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alexandro. Cuadrado io ho dato 6,5 e confermo quello che ho detto ieri nel video dedicato a Cuadrado. Se non l'avete visto, andatevelo a recuperare, perché parliamo di Cuadrado come terzino destro. Lo so che Cuadrado non fa quel ruolo da tanti anni. Lo so, eccetera, eccetera. Cuadrado è nato tatticamente in quel ruolo, sia in Colombia che nelle prime esperienze europee. Lo ha abbandonato perché gli allenatori lo mettevano davanti a causa del suo enorme dribbling. In assenza di Danilo e De Ciglio sta facendo il terzino. Secondo me lo ha fatto veramente in maniera impeccabile. Ha chiuso, penso, 2-3 iniziative pericolose. In più ha fatto ripartire azione un sacco di volte. Per me è 6,5. Bonucci voto 6. Perché 6? Perché... volevo dare un pochino di più a Bonucci, non gliel'ho dato perché è stato un po' carente in fase di impostazione. È l'unica critica che posso smuovergli, perché dal punto di vista difensivo Bonucci è stato ottimo. Però in impostazione l'ho visto un po' carente, cioè ha gettato via dei palloni che poteva concretizzare. De Ligt voto 7, non ha fatto muovere Havertz, cioè quando Havertz andava e subiva il raddoppio Alexandro De Ligt, costantemente andava in difficoltà e c'erano problemi anche a livello di palleggio delle Leverkusen, perché De Ligt quante volte è uscito fino alla mediana per andarsi a prendere il pallone e quante volte ha disimpegnato bene, un sacco di volte. Alexandro voto 7, mi è piaciuto tanto Alexandro, non tanto per la propensione offensiva ma per la capacità di avere copertura in difesa. Cioè sto ragazzo che ha avuto problemi vari, è entrato in campo con una determinazione, con una forza, con una grinta, posso solamente applaudire. Centrocampo Pjanic, che dirà, e Matuidi. Pjanic voto 6,5. Confermo ancora quello che ho detto su Pjanic da inizio stagione, è il faro del gioco di Sarri, così come lo era del gioco d'Allegri. Sono due giochi diversi, perché Allegri è un gioco molto più basato sulle individualità, molto più basato sui lampi di genio e sul, diciamo, sulla concretezza e sulla solidità. Sarri è un gioco di palleggio, Sarri è un gioco fantasioso, Sarri è un gioco più di verticalizzazione. Infatti Pjanic ci verticalizza a iosa ieri veramente in maniera, secondo me, straordinaria. Per me 6,5, veramente faro assoluto di entrambi gli allenatori. Khedira 6,5, un altro faro sia da Allegri che di Sarri che torna. Khedira da esubero è diventato, credo, un nome meraviglioso all'interno della stagione della Juve. È vero, ragazzi, è lento, è vero, c'ha qualche annetto, però è anche vero che l'intelligenza tattica che ha Khedira, la capacità di capire dove va la palla che ha Khedira, è una cosa veramente che mi lascia disarmato. Sembra un robot certe volte, si muove con un'intelligenza impressionante. Ho dato 6,5 semplicemente perché mi è piaciuto anche in fase di palleggio. Poi, al suo posto, anzi no, facciamo una cosa, i sostituti li diciamo letteralmente dopo. Matuidi ho dato 6. Perché 6 e non 6,5? Perché mi è piaciuto tanto dal punto di vista tattico, ma ha fatto i soliti errori dal punto di vista tecnico. In particolare ce n'è uno, che credo sia l'unico pericolo reale del secondo tempo delle Leverkusen, in cui Matuidi ha dato una palla praticamente indietro, senza guardare, e ha messo in difficoltà sia De Ligt che Alexandro che Bonucci, perché c'era Havertz in agguato, che poi l'ha sprecata tutta, quello è un altro discorso, ma questi errori non si devono fare. Però Matuidi mi è piaciuto veramente molto. Bernardeschi, voto 6,5. Perché 6,5? Perché volevo dare fino al primo tempo, non mi era piaciuto. Detto questo, mo gli do 5 oggi, perché veramente l'ha giocato male il primo tempo. Il secondo tempo Bernardeschi, oltre ad aver segnato, l'ho visto finalmente attivo nell'azione. Strappi, corse, dialoghi, veramente bravo, bravo, bravo da trequartista, che è quello che dicevamo l'altro giorno nei video tutti insieme che stavamo parlando. Dicevo, ragazzi, Bernard non è un esterno, Bernardeschi non può essere considerato un esterno se non corre, è un trequartista. Ronaldo e Higuain. Ronaldo ho dato 6,5 perché ha segnato, perché altrimenti avrei dato il 6, perché Ronaldo si è pappato due gol enormi ieri e secondo me
queste cose con Ronaldo non devono succedere. Cioè, Ronaldo deve fare molto di più rispetto a quello a cui siamo abituati a vederlo, perché Ronaldo è Ronaldo, cioè vale lui tutta la squadra tecnicamente, quindi deve fare molto di più. Higuain voto 7,5. Higuain ieri sera è stato sontuoso. Se Higuain giocasse sempre così, Higuain non avrebbe nulla da invidiare ai vari Suarez, Lewandowski, eccetera, eccetera. Fa un gol su errore della difesa con una furbizia impressionante, fa assist per Bernardeschi, gioca sporco per la squadra, niente da dire, veramente. Sono subentrati Bentancur, Dybala e Ramsey. Bentancur e Ramsey ho dato 6, Dybala ho dato 6,5 perché ha fatto assist per il gol di Ronaldo. Fatemi sapere, cioè nel senso volevo sapere ragazzi il vostro parere, chi è il migliore in campo, se siete d'accordo con i voti oppure no. Ciao.